Credo innanzitutto che non si possa strumentalizzare, come qualcuno cerca purtroppo di fare, e lo ha fatto in questi 10 anni e continua a farlo anche oggi, le morti in mare, perché è assolutamente un atto vile. Noi riteniamo, così come abbiamo dichiarato, che questi 10 anni dalla strage di Lampedusa, dove morirono 368 persone, siano serviti semplicemente a costruire un caso mediatico di perbenismo, di buonismo, di ipocrisia, dietro cui però si nascondono fatti veramente gravi legati a trafficanti di esseri umani e ad affari internazionali. È il vero problema, il problema della gente che scappa dalla guerra, che dovremmo aiutare in casa loro, che dovremmo aiutare a venire in Europa in maniera legale senza morire nelle traversate sul Mediterraneo. Dall'Europa non è stato assolutamente affrontato e continua a non essere affrontato. Abbiamo fatto anche in questi anni, 4 anni di mandato, tantissimi hearing, abbiamo fatto tantissimi incontri in Commissione Libe, nessuna risoluzione, nessun patto che sia veramente e volutamente risolutivo di questo fenomeno, per cui il commento non può che essere questo. Noi chiediamo che si fermino le partenze, perché così, solo così si fermano le morti in mare, e l'abbiamo anche dimostrato.